con la Pasqua inizierà l'anteprima della stagione dei lidi ravennati con le aperture delle prime attività. La stagione vera e propria inizierà il 25 aprile. Per Punta Marina sarà il primo anno caratterizzato dai lavori per il rigassificatore di SNAM e dei nuovi impianti. L'accordo siglato fra SNAM e Comune di Ravenna prevede 4 opere di compensazione per la località: la pista ciclabile fra via Canale Molinetto e via delle Americhe, la pista ciclabile di via dell'Idrovora, l'ammodernamento di viale dei Navigatori e il nuovo bosco a nascondere la centrale a terra. Ad ottobre del 2022 Luca Rosetti fu il primo firmatario di una petizione che chiedeva per il rigassificatore un'ubicazione diversa, fra le paure, le ricadute per l'ambiente e per il turismo. La richiesta non venne accolta. C'erano dei ritardi, ce li terremo, perché sono tutte cose che, come abbiamo visto rispetto al progetto iniziale, sono cambiate tante cose, sono cambiate e i timori sono tanti che questi. Qui non posso dire più tanto perché è quello che avevo da dire, l'ho detto come anche primo firmatario della petizione e mi fermo qui, perché alla fine sai quando una persona informata denuncia, diciamo tra virgolette, una situazione, fai delle proposte, descrivi una serie di problematiche, temi che si possono, diciamo, che possono avere una ricaduta negativa sul comparto turistico, il tuo ruolo finisce lì, dopodiché sono i cittadini, la politica, la parte produttiva che si deve esprimere, io per cui non posso aggiungere altro. Spero che le cose, tutto vada bene, non c'è da niente, perché chiaramente i problemi potrebbero essere notevoli. Spero di no, ripeto, incrocio le dita. Io, c'è una comunità intera, capito, qui, che assiste a tutta una serie di situazioni. Per cui io dico sempre che al di là, diciamo, del colore politico che rappresenta un'amministrazione, ogni amministrazione prende delle decisioni, se c'è qualcosa che non va ci deve essere una reazione, cioè propositiva da parte della comunità, dove si fanno delle domande, se non si ricevono risposte o se c'è un'evidenza, magari un timore, la comunità poi già dovrebbe alzare la voce, diciamo, capito? Dovrebbe essere, insomma, far sentire in modo diverso, manifestazioni o qualcosa, se c'è questa necessità. Visto che c'è il silenzio praticamente, tutto va bene. Secondo me c'è qualcosa che non va, però.